grazie per essere qui, siamo per presentare il libro di Ernesto Berretti, Non ne sapevo niente. Serbia 1995, Danube Mission, le rivelazioni di un vasco blu. Tutto giusto? Tutto perfetto. Allora, come prima cosa, Ernesto, Non ne sapevo niente, è un titolo che fa pensare al lettore che succederà qualcosa di pazzesco alla fine. Tu scoprirai questo vaso di Pandora e noi tutti... Esatto, infatti è quello che è successo per me, quello che è successo per me, perché realmente ho scoperchiato delle sensazioni, delle emozioni che quando sono arrivato sul posto non mi aspettavo che potevano succedere, cioè situazioni realmente serie, realmente gravi, che al momento della nostra partenza nessuno di noi era a conoscenza, cioè noi siamo partiti perché dovevamo andare lì in missione di pace. Ci dissero che ci sentivamo imbattibili, ci sentivamo forti, ci sentivamo eroi, volevamo lasciare il segno nella storia nella storia d'Europa. E quando noi siamo andati là come missione di peace enforcement, poi inizialmente era peacekeeping, quindi noi inizialmente dovevamo portare la pace, poi invece era, tra virgolette, un'imposizione della pace attraverso un embargo, quindi il controllo di un embargo nei confronti della Serbia. E tutto quello che succedeva in quel contesto da parte nostra era... Era che comunque usciva da una guerra anche la Serbia, una guerra particolarmente crudele. La Serbia la stava combattendo la guerra. Noi siamo... Non è ancora finita. È finita a novembre. La guerra è finita a novembre del 95, noi stavamo lì. E quindi noi siamo andati lì perché? Per evitare di portare, perché all'epoca la UEO, correggimi se sbaglio, giustamente, la UEO di fatto era, i baschi blu della UEO erano la mano armata della comunità europea, quindi noi eravamo l'esercito dell'Europa, quindi in un principio, diciamo, di comunità europea, noi eravamo il suo esercito. Arriviamo lì affinché non entrassero in territori di guerra militari in armi, noi da fuori, quindi senza armi, avevamo le armi soltanto nel momento in cui avvenivano, sì, nel momento in cui avvenivano queste ispezioni appunto ai convogli, e dovevamo garantire che verso la Serbia e dalla Serbia non uscissero merci o prodotti che appunto erano stati posti sotto embargo, quindi carburante, quindi armi, quindi carbone, quindi tante cose del genere. Quindi noi verificavamo in entrata o in uscita, avevamo due punti di controllo, uno in Ungheria in up e uno in Romania in down, quindi quello che entrava in Serbia doveva poi corrispondere a quello che usciva, quindi noi dovevamo accompagnare gli ispettori appunto degli altri stati europei e verificare realmente quello che era stato il consumo effettivo, se corrispondeva alle stime fatte. Quindi quando noi siamo arrivati lì, vi troverete in un posto dove, state attenti che ci sta una piccola comunità di Rom, non allontanatevi, mantenetevi sempre in gruppo, state sempre in città. Se partiamo proprio dal titolo del libro di Ernesto, Non ne sapevo niente, niente lo aveva preparato a lui e ai suoi colleghi a quello che avrebbero visto e alle dimensioni che tutto assume in un posto che è in linea d'area a un chilometro da una zona di guerra. Che il Danubio fa proprio da confine naturale, no? E quindi veramente ha un tiro di schioppo da... E tutto quello che questa guerra, la guerra guerreggiata che si faceva in Serbia all'epoca, la senti dappertutto. Ernesto non ne parla mai, ma non c'è bisogno di parlarne perché arriva da tutte le parti, la respiri e c'è questa tensione sempre, no? Però poi ecco, al momento che ti trovi lì e quindi diciamo affronti i primi disagi che sono quelli più forti effettivamente, perché tu ecco è dall'acqua calda all'acqua fredda immediatamente, quindi l'impatto con quella realtà, abituato tu ad avere le tue comodità, quindi parliamo di comodità di quei tempi, quindi per noi la comodità qual era? Avere la macchina comoda, avere l'autoradio, avere il videoregistratore, avere la televisione come piace a te, quindi insomma tante piccole cose che ti consentivano di stare bene. E quando arrivi lì e cominci a vedere che
non hai niente di tutto quanto, hai una televisione da condividere con tutto quanto il contingente, quindi che cosa guardiamo alla televisione? Ok, che arriva prima. Quindi quello che c'è. Magari in certe famiglie numerose. Esatto, in un certo senso. Giochiamo a scuola, io ho imparato a giocare a 3-7 a perdere. Ero diventato un fuoriclasse a 3-7 a perdere, perché era uno dei momenti in cui tu effettivamente ti attestava la tua diciamo una tua posizione, quindi avevi una posizione sociale in base al fatto che vincevi a 3-7 a perdere.